Siamo in compagnia di Luca Carbone, Cosimo Frascella e Lorenzo Parrotto, che sono attori di questo Nightmare numero 7, che andrà in scena al Teatro Marconi dal 19 al 22 aprile. Prima di tutto, buonasera. Buonasera a tutti. Prima di tutto, io sono poi anche un po' curiosa. Questo Nightmare numero 7 fa tanto di. Penso, ricorderemo tutti quei film horror, quella serie così paurosa. Di cosa tratta Nightmare numero 7? Allora, Nightmare Number 7 nasce 3 anni fa al Festival di Sì, Spoleto. c'è da dire che non c'è niente di horror. Non c'è niente di horror assolutamente. Niente slasher. E, diciamo che il titolo in realtà era in italico, possiamo dire così, era Incubo numero 7, però essendo stati inseriti in una rassegna internazionale, automaticamente il Festival di Spoleto lo cambiò in Nightmare Number 7. Porto bene perché ci aggiudicammo un premio, abbiamo deciso di lasciarlo in nome, diciamo, anglofono, diciamo così. Quindi, no, parla, diciamo, quest'uomo che si ritrova smemorato a casa di questi tre loschi individui, e il numero 7 è una citazione cristologica e di musica, riguardo la musica, perché il nostro autore e regista è grande colto di musica, nonostante la sua giovane età, insomma. Però rimane comunque un incubo. Un incubo in tutti i sensi. Fondamentalmente sì. Però un incubo divertente. Esatto. In cui questi tre loschi individui provano a far tornare la memoria a questo sventurato in qualsiasi modo possibile e immaginabile. Quindi da un esame di maturità a un processo, a un'analisi psichiatrica, sì, quasi a una sorta di parto anche, è un di parto parano, maieutico, una sì. serie di situazioni divertenti. È un atto unico di neanche un'ora in cui, insomma, il pubblico viene bombardato di citazioni e ovviamente situazioni leggibili anche tra l'altro a un pubblico straniero. Cioè, le trasferte che abbiamo fatto sia a Spoleto che a Venezia abbiamo potuto riscontrare anche un apprezzamento anche da un pubblico straniero, in quanto al di là poi della lingua, se la situazione è chiara, qualcosa arriva in ogni caso a chi vede e chi ascolta. Allora, visto che ho tutti e tre, almeno tre su quattro attori, posso fare anche la seguente domanda, che è questa: come avete affrontato il vostro personaggio? Se ce lo descrivete proprio minimamente, giusto per incuriosirci, senza entrare poi nei particolari che sicuramente saranno molto più interessanti da vedere a teatro. Assolutamente. Allora, per quanto mi riguarda, Lorenzo, io interpreto un uomo di legge, quindi che a volte è un avvocato, a volte è un notaio. E mi sono avvicinato a questo personaggio considerando anche proprio visualmente come la punta elegante di un quartetto in cui ognuno ha una, diciamo, una caratteristica preponderante diversa. Nel mio caso, l'eleganza è anche un po', non so se si può dire, però chiamiamola così, un po' il prendere un po' tutto un po' per gioco, anche le cose più serie, però questo credo sia una caratteristica comune di tutti. Io invece, il Cosimo Frascella, sono un personaggio, sono un ingegnere, che diciamo che è la parte un po' più ingenua delle tre persone, perché tutto, non so se Lorenzo prima non l'ha citato, ma siamo in una casa dove Lorenzo è il proprietario di questa casa, e noi siamo degli individui che ruotano attorno a lui, e io sono la parte un po' più smemorata, un po' più ingenua, che crea dei momenti un po' ingenui, ma comunque divertenti. E poi c'è, per quanto riguarda me, invece Luca Carbone, io sono invece il povero malcapitato, l'ospite, diciamo, chiamato così, che si ritrova in balia di questi tre personaggi diabolici. Quindi diciamo che io sono rispetto a loro quello un po' più, in cui il pubblico si riconosce un po' di più come personaggio, perché è quello che subisce, poi sono un po' più coerente come personaggio in qualche modo, perché loro hanno delle cose più surreali, poi cambiano, andranno anche dei cambi, invece il mio personaggio rimane lo stesso, smemorato dall'inizio alla fine, bene o male. Diciamo nel percorso che faccio da attore mi aiutano molto loro, perché vengo continuamente totalmente bombardato dalle loro domande, dai loro appunto tentativi assurdi di farmi riacquistare la memoria.
Cosa vorreste far arrivare al pubblico con questo spettacolo? Beh, innanzitutto noi non, proprio dal nome che portiamo, cioè Uomo di Fumo, che è una citazione di Aldo Palazzeschi, noi non vogliamo cambiare la vita a nessuno con i nostri spettacoli, vogliamo dare che sono dei, in questo caso è un divertismane, è un gioco virtuoso di drammaturgia brillante, ed è uno studio, è uno spettacolo che è nato durante l'Accademia, quindi noi mettiamo le mani avanti, nel senso con tutte le lacune che ci possono essere a livello di drammaturgia e regia. Noi vogliamo far arrivare la forza, secondo me, di un gruppo, nel senso che solitamente anche in accademia, per quanto mi riguarda, l'obiettivo è diciamo venire fuori individualmente. Io personalmente ho avuto la fortuna di incontrare questo gruppo ed erano anni che l'accademia non, diciamo, partoriva una giovane compagnia, e a far arrivare proprio una compattezza artistica e umana. E nonostante, insomma, ci siano state tante repliche, qualora ci fosse stato un piccolo screzio o qualcosa, tutti vedevano che, insomma, poteva essere riportato sulla scena, quindi secondo me anche il rapporto che c'è personale tra gli attori è fondamentale. Noi vogliamo restituire la compattezza di un gruppo che sperimenta una nuova drammaturgia, grazie a E Lorenzo poi Collalto. comunque un'altra cosa ci tenevo da. Sicuramente Lorenzo ha specificato bene il nostro rapporto, però allo stesso tempo un po' il fatto che il teatro è fatto anche da giovani che possono portare il teatro non solo per i teatranti, ma anche per un pubblico, diciamo, di persone comuni, che non è uno spettacolo solo per attori o per registi, ma è uno spettacolo anzi, che deve andare alle persone, alla signora che vende la frutta, all'avvocato, all'ingegnere, a qualsiasi persona possibile ed immaginabile. E noi come compagnia, l'obiettivo comune che ci siamo posti è quello di arrivare veramente a tutti quanti. La settimana scorsa ho avuto una compagnia totalmente al femminile, dalla regista agli attori e anche a chi poi ha scritto la drammaturgia. Adesso mi ritrovo con una compagnia tutta al maschile. Allora, mi viene da chiedervi com'è lavorare in questo gruppo tutto al maschile? Questa è una domanda che ci fanno in molti, però io vorrei dire che, anche se in minoranza, salutiamo Grazia Capraro, che è l'unica femmina che fa parte della Madonna. nostra compagnia, diciamo, siamo in sei, e salutiamo anche Emanuele Linfatti. Volevamo dire che è stato sostanzialmente un caso, però Lorenzo, e questo è uno dei primi spettacoli che ha scritto su quattro uomini, nel senso che non c'è stato nulla di cameratistico o assolutamente losco. Quello che posso dire però, che in tutta onestà e sincerità, forse Luca e Cosimo mi verranno dietro in questo, un sano, diciamo, rapporto e intesa maschile c'è, nel senso che se una scena non va, se una prova non va, una mandata a quel paese non compromette un rapporto che spesso e volentieri, quando si tratta di parlare e rapportarsi con un'attrice, può essere messo solamente in pericolo. Però questa è una mia personalissima, insomma, no, non ci prendiamo troppo sul serio, questo forse è la nostra forza, però Noi siamo comunque. aperti anche a presentazioni, Infatti eccetera, questa quindi. compagnia femminile noi la vogliamo. Non stiamo parlando di tendenze sessuali qui, assolutamente. Però noi questa compagnia femminile la Cioè, vorremmo magari conoscere, insomma, sì. Organizzare, assolutamente. Sì, e poi a finire che potete anche organizzare uno spettacolo, due compagnie che si incontrano. Magari, insomma, esatto, assolutamente, assolutamente. Ma queste sono le mie curiosità sul vostro lavoro, quindi continueranno ancora a uscire fuori. Allora, che cosa dirvi? Io ricorderei il vostro appuntamento e soprattutto anche gli assenti per quanto riguarda questo spettacolo. Da giovedì 19 a domenica 22 aprile, cioè i prossimi, al Teatro Marconi, Nightmare Number 7, scritto e diretto da Lorenzo Collalti. Gli orari sono alle 21, tranne la domenica che è alle 17. Siamo prodotti da Pino Insegno, che vogliamo salutare, fa peggio. Ci dà l'opportunità di essere in un teatro importante come quello del Teatro Marconi. Ha creduto in noi. E un saluto anche a, ovviamente, a tutti quelli
quelli che già ci hanno visto e torneranno volentieri a vederci e a tutti quelli che gli amici dell'uomo di fumo, diciamo così, ecco. Salutiamo il quarto componente che non c'è del... Pavel Belinsky. Ok, e quindi noi invece salutiamo anche voi, quindi grazie a Luca Carbone, Cosimo Frascella e Lorenzo Parrotto e invitiamo a venirvi a vedere a teatro. Grazie a tutti e un bacio a tutti quanti, a tutti, grazie mille, grazie.